Per la nostra rubrica culturale vi presentiamo oggi, scritto da Roberto Chiarini, Zanardelli, grande bresciano, grande italiano. In tempi in cui si consuma la crisi dello Stato nazionale e si assiste alla riscoperta delle patrie, piccole e grandi che siano, anche Brescia è chiamata a ridefinire e valorizzare la propria identità. La presente collana, non a caso intitolata Grande Brescia, vuole fornire un contributo per ripercorrere ed approfondire le riflessioni su pagine e personaggi della nostra storia che hanno illustrato le sue qualità e che possano servire da memoria per affrontare le sfide del prossimo futuro. Zanardelli è uno di questi grandi personaggi italiani. L'occasione per la pubblicazione di questo libro viene dall'inaugurazione dell'edizione bresciana della Mostra Nazionale per il centenario della morte di Giuseppe Zanardelli. A tale proposito, un ringraziamento speciale va a Marco Pizzo, curatore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, sapiente allestitore della Mostra del Vittoriano e generoso dispensatore di consigli sempre originali e stimolanti anche per il presente volume. Sfogliando appunto questo libro, sarà facile cogliere l'importante contributo dato sia dal punto di vista iconografico che documentario dell'Archivio di Stato di Brescia, di cui si ringrazia la direttrice Luisa Bezzi Martini. Ed infine due note sull'autore. Roberto Chiarini, che ha scritto questo volume per conto della Compagnia della Stampa, è uno storico, politologo, insegna storia contemporanea e storia dei partiti e movimenti politici alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano. Attualmente presidente del Centro Studi e Documentazione del periodico storico della Repubblica Sociale Italiana. Vi ricordiamo dunque il titolo di questo volume, scritto da Roberto Chiarini, Zanardelli, grande bresciano e grande italiano.